Papa con l'odore della famiglia, Francesco, che conosce bene dal di dentro le geometrie dei rapporti di coppia, i delicati equilibri dei legami genitori-figli. Lo dimostra la ventina di appassionate udienze generali che ha dedicato finora al tema della famiglia, scandagliandone da vicino i protagonisti, la loro bellezza e la loro fragilità. Da fine 2014, quando il Sinodo speciale sulla famiglia decantava i clamori mediatici per diventare punto di partenza dell'assise del prossimo ottobre, Francesco ha preso per mano mamme e papà, figli e nonni e con loro la Chiesa per condurre, osserva Gilfredo Marengo, docente di antropologia all'Istituto Giovanni Paolo II, per studi su matrimonio e famiglia, un'esplorazione molto attenta ai fondamentali del vissuto familiare. Prima di ogni altra cosa, comunque, lui parte, mi pare, dalla consapevolezza che la famiglia è un'esperienza che la gente vive, con delle difficoltà, con delle fatiche, ma anche con una grande positività, che lui a mio avviso riprende anche con questo tono molto bello di come riattraversare tutti i soggetti in gioco nella famiglia, tutte le condizioni in cui la famiglia viene a trovarsi nel suo sviluppo. Nelle catechesi di Papa Francesco, afferma Marengo, si nota una tensione al superamento tra dottrina e pastorale, tema attualissimo dal Concilio in avanti e riemerso con forza anche durante l'ultimo sinodo, tra i due estremi, per cui o la pastorale è una semplice deduzione della dottrina o la dottrina deve essere accantonata perché c'è l'urgenza di rinnovare la pastorale, il Papa sostiene si pone con un atteggiamento del tutto innovativo. È interessante, per esempio, nella prima catechesi che lui ha fatto quando presenta il tema della famiglia, quando lui sottolinea molto il fatto che il sinodo si è svolto sub Petro e cum Petro. È interessante perché, a mio avviso, di fronte a tutto il dibattito, il Papa, come dire, non si lascia, direi quasi, ricattare dal dover prendere posizione, ma si presenta come colui che ospita il dialogo, il dibattito e garantisce e favorisce un punto di unità. Questo, credo, metodologicamente è veramente un fatto molto nuovo. Recuperare un soprassalto di simpatia per l'alleanza uomo-donna, minacciata dall'ideologia del gender, comprendere che una società senza madri sarebbe una società disumana e che una società di figli che non onorano i genitori è una società senza onore. Sono dozzine le espressioni di Francesco che hanno fatto breccia, come l'appello applaudito a lungo, diretto ai genitori perché rientrino, tanti di loro, dall'esilio educativo nei confronti dei figli, ma presentato come un invito a fare la cosa giusta, non una colpa da cui riscattarsi. Anche l'invito a recuperare, diciamo, un profilo educativo forte, no? Non soltanto tocca un punto che è evidente quanto sia importante, ma non è come un problema in più che viene messo di fronte alle famiglie, ma come un'occasione di verità e di bellezza della loro esperienza. E questa è la grande missione della famiglia, fare posto a Gesù che viene, accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni, che Gesù è lì, accoglierlo lì, perché cresca spiritualmente in quella famiglia.